Ok, dovremmo essere in diretta adesso. Buon pomeriggio a tutti da Spazi Indecisi. Benvenuti a questo webinar sui musei diffusi. Io farò un attimo gli onori di casa prima di passare la parola ai relatori, visto che abbiamo un pomeriggio molto denso e vorremmo sfruttarlo al meglio per ragionare un po' su questa tematica insieme. L'iniziativa che proponiamo oggi è parte delle attività del 2021 di In Loco, il Museo Diffuso dell'Abbandono, ed è organizzata da Spazi Indecisi, in collaborazione col Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e con ICOM Emilia-Romagna, col contributo del Comune di Forlì e della Regione Emilia-Romagna. Cogliamo quindi innanzitutto l'occasione per ringraziare le istituzioni che ci supportano e che ci hanno permesso di organizzare questo pomeriggio insieme. In particolare ringraziamo per questa iniziativa la dottoressa Cristina Ambrosini e diciamo tutto un po' lo staff del Servizio Patrimonio Culturale della Regione, in particolare Valentina Galloni e Beatrice Orsini. Ricordiamo che il webinar, oltre che ad essere ospitato nei canali Facebook e YouTube dell'Associazione Spazi Indecisi, è trasmesso in streaming anche nella pagina Facebook del Servizio Patrimonio Culturale della Regione. Chi ci segue può quindi interagire in questi canali per magari sottoporre, nella seconda parte avremo una parte di dibattito, delle domande, delle questioni che potremo accogliere. Prendo 5 minuti di tempo per spiegare il motivo per cui siamo qui, per presentarci e per introdurre i nostri ospiti e spiegare molto brevemente l'organizzazione del pomeriggio. Due parole su di noi, Spazi Indecisi. Siamo un'associazione di promozione sociale che dal 2010 sviluppa progetti e attività di rigenerazione urbana e culturale sul tema dell'abbandono. Col tempo l'associazione è cresciuta e oggi ci occupiamo anche di facilitazione e di processi partecipativi, in generale di processi di rigenerazione e riattivazione, soprattutto in chiave temporanea, di spazi abbandonati o dismessi. In questo momento ci troviamo in ex ATR, ovvero l'ex deposito delle Corriere di Forlì, che è sede della nostra associazione, insieme ad altre realtà associative del territorio, e sede anche del centro visite di In Loco. In Loco, il Museo Diffuso dell'Abbandono, è sicuramente il progetto che più rappresenta l'associazione, su cui stiamo investendo maggiori sforzi e risorse, e sarà oggetto poi di approfondimento più tardi insieme agli altri casi studio. Perché invece siamo qui? Allora, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa perché ci sembrava necessario avviare un momento di riflessione su tutte quelle realtà che come In Loco nascono per raccontare, valorizzare e attivare insieme alle comunità che lo vivono il patrimonio culturale, possiamo dire, minore di un quartiere, una città o un territorio. Un momento quindi di confronto e di crescita attraverso un dialogo con chi come noi è impegnato in altre esperienze simili e con chi anche le studia, fa ricerca e le promuove a livello istituzionale. Ci sono tantissime belle iniziative nel nostro paese, oggi ne vedremo alcune, e in generale tutte queste esperienze sono accomunate dal fatto di trasformare questi luoghi, possiamo dire appunto minori, in un museo a cielo aperto, con l'obiettivo di raccogliere, rendere fruibile e attivare tutto quel patrimonio materiale e immateriale fatto di architetture, paesaggi, memorie, personaggi, che rappresenta appunto un territorio, ma non solo, si tratta comunque di esperienze che sono anche occasione di innovazione sociale, che stimolano la partecipazione e l'attivazione delle comunità locali e che rafforzano l'identità e l'attrattività di territori attraverso sperimentazioni culturali con linguaggi anche nuovi che possono raccontare un luogo comunque in continua evoluzione e trasformazione. Queste esperienze in qualche modo le abbiamo identificate dentro questo contenitore dei musei diffusi e di qui sono, diciamo, sorte alcune tematiche di riflessione che saranno oggetto sia delle presentazioni che poi della parte di discussione. Queste esperienze appunto rientrano dentro questo contenitore dei musei diffusi, ma che cos'è un museo diffuso? Qual è il suo ruolo nel territorio? Qual è il suo patrimonio? Si ricerca, si cataloga questo patrimonio, qual è il suo impatto, quindi il tema un po' dell'identità. Un altro tema che abbiamo identificato è quello delle comunità,
qual è il ruolo delle comunità, come vengono coinvolte nel museo, quale partecipazione può stimolare anche questo tipo di esperienza, ad esempio verso i musei più tradizionali. E infine un altro tema non meno importante è quello della sostenibilità. Questo tipo di realtà come sono riconosciute dalle istituzioni? Qual è la normativa di riferimento? Esistono delle reti attive? Come si sostengono economicamente? Quindi cercheremo di dare delle risposte a partire dal racconto di alcuni casi studio. I casi che verranno presentati sono in loco, il Museo Diffuso dell'Abbandono, un progetto di spazi indecisi che ci verrà raccontato dal presidente dell'associazione Francesco Tortoli, che è qui accanto a me, anche se è su un altro schermo. Poi avremo Mare Memoria Viva, l'unico ecomuseo urbano del sud, come si definisce, ed è vero, un'esperienza importantissima che ci verrà presentata da Cristina Alga, che saluto e ringrazio per essere qui, presidente e cofondatrice dell'associazione Mare Memoria Viva. E poi abbiamo l'ecomuseo Casilino a Duas Lauros da Roma e Stefania Ficacci, vicepresidente responsabile tecnico scientifico dell'ecomuseo, ce ne parlerà subito dopo. Grazie Stefania per essere qui con noi. Seguirà poi la parte di dibattito sui temi appunto che vi ho anticipato con due discussanti d'eccezione. Avremo Cristina Ambrosini, responsabile del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, benvenuta e grazie per essere qua, e Daniele Giallà, che rappresenta ICOM Italia, di cui oggi parte diciamo del consiglio direttivo, ma di cui anche ha ricoperto per diversi anni la carica di presidente. Grazie. Grazie a voi. Per la partecipazione. Non per ultimo, ci guiderà con il difficile anche ruolo, forse più complesso, di moderatore, Luca Dal Pozzolo, architetto, responsabile delle attività di ricerca della Fondazione Fincarraldo e direttore dell'Osservatorio Culturale del Piemonte. Grazie mille per essere qui con noi. Bene, quindi adesso io direi che passo la parola a Luca, che ci condurrà poi in questo pomeriggio, e se ci sono domande cercherò di seguirle insomma via social e raccoglierle e aggirarle a voi. Grazie. Molte grazie. Allora, cominciamo subito, visto che il pomeriggio è denso, con il racconto di questi tre casi, tra loro molto diversi, che si situano su ordine anche molto differenziate in un alone semantico che è definito come museo, ma in realtà è davvero polisemico, nel senso che comprende attività molto differenziate tra di loro, stili e modalità di narrazione molto diversi, che forse la parola museo intesa in senso tradizionale non valorizza più. Cominciamo subito con il museo in loco, Francesco Tortoli. C'è già già nel titolo potrebbe essere in loco il museo diffuso l'abbandono, ma anche il museo dell'abbandono diffuso. In qualche modo costruire un museo sull'abbandono, o costruire uno dei significati di museo sull'abbandono, è un'impresa molto interessante, anche perché l'abbandono, purtroppo, del patrimonio culturale si dice minore, ma in realtà è abbandono del culturale dentro questo patrimonio. Ci sono anche cose di importanza molto alta, e purtroppo è una realtà molto diffusa da nord a sud, ed è un patrimonio che chiede di essere in qualche modo considerato, che rappresenta per molti versi una domanda muta, ma anche un'opportunità per chi volesse cimentarsi nella sua valorizzazione. Oggi esistono degli strumenti un pochettino più duttili rispetto al passato per poter intervenire in queste situazioni. Per cui lascerei subito la parola a Francesco Tortoli, che
ci spiega la ragione e la finalità di un museo diffuso dell'abbandono. Ricordo a tutti e tre i testimoni di rientro, una ventina di minuti a disposizione. Io cercherò di far rispettare questi tempi in modo che il dibattito successivo sia non sia strozzo nelle modalità di effettuazione. Prego, Francesco. Diciamo l'area di interesse dell'associazione è quella dell'abbandono fin dall'inizio. Non nasciamo con un'idea di creare un museo, ma come una realtà militante che sul territorio si accorge che ci sono un sacco di luoghi abbandonati, dimenticati, che sono un po' fuori dalle progettualità, diciamo, sia delle amministrazioni sia dei privati, ma che in qualche modo hanno un potere di ricordo e di memoria che in qualche modo ci stimola un'azione. Così parte in maniera appunto un po' militante, un po' inconsapevole, errando, nel senso ampio del termine, quindi sbagliando, ma anche cercando e vagando una serie di progettualità. Una serie di progettualità che toccano diversi campi e ambiti, perché ha un collettivo che ha al suo interno sociologi, architetti, urbanisti, economisti, designer, guide ambientali, di conseguenza non ha una visione così chiara, ma appunto un po' vaga. Il risultato, diciamo, di queste ricerche, che si sono affiatate in tanti progetti culturali, passeggiate, pedalate, lavori con artisti, mostre, in qualche modo ha trovato la sintesi in un'idea complessiva di valorizzazione, un'idea di un museo complessivo che raccontasse un patrimonio, quello dell'abbandono, in particolare quello della nostra città, Forlì, e del territorio romagnolo di cui fa parte. Sostanzialmente da cui è nata questa riflessione è semplicemente la constatazione banale, se vogliamo, che siamo costellati di luoghi abbandonati intorno a noi, e che non avesse senso in qualche modo pensare a un recupero di tutti per tanti motivi che non è il caso oggi di elencare, ma sarebbe stato interessante per noi provare a raccontarli in qualche modo, a tramandare qualcosa, a scegliere quali tramandare al futuro, ai nostri figli, e capire come trovare un sistema che li valorizzasse e ne conservasse il valore, magari in un modo che appunto emozionasse e continuasse a alimentare dibattito, a rigenerare, a generare nuove progettualità. Così in qualche modo, un po' inconsapevolmente, ripeto, abbiamo trovato nella forma museale una forma ottocentesca, diciamo, ma che secondo noi era interessante, perché appunto il museo è il luogo e l'istituzione che ha l'obiettivo di conservare, di valorizzare un patrimonio. Abbiamo trovato in questa formula l'istituto culturale che poteva dare vita a un percorso ampio di ricerca. Sostanzialmente così è nato questo museo, questa idea di museo, in loco, il Museo Diffuso dell'Abbandono. L'obiettivo era appunto creare una guida del territorio che portasse le persone a vedere questi luoghi innanzitutto, a posizionarli nell'immaginario, posizionare in un immaginario anche delle amministrazioni, in modo che pian pianino una sorta di semina spaglio potesse in qualche modo stimolare appunto delle azioni. Il nome in loco è per noi molto significativo, perché appunto evidenzia la necessità per noi di portare le persone sui luoghi, quindi non farne un museo, diciamo,
chiuso, ma spingesse questo museo alle persone ad esplorare il territorio e forse anche a implementare nuovi spazi e nuovi luoghi. Sostanzialmente, qual è il patrimonio del nostro museo? Sono da una parte i muri, quindi l'architettura, l'urbs, usando un termine latino, ma i muri sostanzialmente a noi non appartengono, noi non abbiamo nessuna di queste proprietà, e anzi sono proprietà molto varie, sono pubblico, a volte privato, a volte è anche difficile capire di chi sono le proprietà. Dall'altra parte, questo è il patrimonio, diciamo, più materiale, di cui disponiamo, ma di cui appunto non siamo i proprietari. Dall'altra c'è invece un patrimonio immateriale, che è quello su cui lavoriamo maggiormente, che è quello appunto il vissuto, la memoria, la città che si muove e che la vive e che vive questi luoghi. Su questi due piani diciamo che si muove continuamente il museo e cerca in questi due piani di elaborare contenuti e processi di rigenerazione. Sostanzialmente, perché un po' l'ho accennato prima, abbiamo creato un museo. Banalmente, come dicevo, rendere visibile e valorizzare i luoghi in abbandono che avessero un qualche interesse, non soltanto architettonico o storico, ma anche culturale, intendendo per culturale anche un racconto dei connotati di un territorio, no? Di peculiarità. Dopo, nella seconda parte, ve lo racconto meglio. L'altra, appunto, il museo è un luogo che raccoglie, conserva, ricerca, e abbiamo notato come il patrimonio in abbandono non abbia dei punti chiari di accesso, spesso le informazioni sono frammentate, sono alcuni in archivio, alcuni sono anche negli archivi personali delle persone, altri non si sa dove sono, e in più ci piaceva pensare di raccogliere soprattutto la parte di testimonianza, quello che poi rischiamo effettivamente di perdere per sempre. Una persona oggi c'è e ci può raccontare come ha vissuto e come ha lavorato in quei luoghi che ora sono abbandonati. Un giorno dopo purtroppo non c'è più e questo patrimonio di storia e di memoria verrà perso per sempre. Crediamo che una riflessione così ampia di territorio, quindi appunto un territorio che abbraccia da Imola a Cattolica, ma in realtà può essere anche espanso, un territorio così ampio può essere anche una chiave di interpretazione del paesaggio ai margini e non solo. Forse non sappiamo neanche cosa sia esattamente un centro di interpretazione, ma ci piace come pensiero quello di essere una parte attiva nella lettura del paesaggio. La parte che ci interessa, da cui poi è partito molto dell'azione del museo, è stata quella di produrre da una parte nuovi itinerari che proprio poi vi mostro, dall'altra appunto una riflessione contemporanea, collaborando con artisti, con videomaker, con creative in genere, che potessero creare un dialogo tra il materiale raccolto, il presente di questi luoghi in uno stato un attimo di limbo e un futuro che può essere abbandono, ma anche magari qualcosa di diverso. Il museo è anche una forma, diciamo, di turismo, comunque di accessibilità a un patrimonio che vuole essere lento e ci sembrava una formula anche interessante in quest'ottica. Ma soprattutto, forse la fine ultimo, è da una parte sì patrimonializzare questi luoghi, nel senso scegliere insieme alle comunità quali sono quelli che ha senso salvare, preservare e continuare a presidiare anche dal punto di vista politico, dall'altra appunto essere una piattaforma, diventare una piattaforma abilitante di questo patrimonio assieme a delle comunità che cerchiamo in qualche modo di coinvolgere. Come si è formato questo museo? Fin da subito l'associazione ha cercato un rapporto con chi il territorio lo esplorava già da tempo. Quindi da una parte abbiamo iniziato a raccogliere informazioni facendo call, andando in archivio, intervistando persone, storici locali, amministrazioni, in modo da iniziare ad avere un'idea di patrimonio più ampio. Abbiamo raccolto circa 300 luoghi per tutta la Romagna. E su questi abbiamo iniziato a fare una ricerca storica,
e non solo, appunto, di memoria legata anche a informazioni più hardware legate al catasto. Abbiamo cercato di avere più informazioni possibili rispetto ad una foto, una localizzazione. Poi abbiamo appunto cercato di interpretarlo, non da soli, ma facendoci aiutare appunto da artisti, da fotografi, da storici, diciamo, attraverso le creatività, l'ampio spettro delle arti, abbiamo cercato in qualche modo di interagire e sviscerarne dei caratteri. Una volta che appunto questo processo è una sorta, diciamo, si riducevano chiaramente gli spazi, dai 300 iniziali ci siamo accorti che i luoghi che secondo noi aveva senso portare nel futuro, su cui la riflessione era ampia e su cui volevamo effettivamente raccontare gli aspetti peculiari, e ma anche in futuro erano sempre di meno, tant'è che ora il patrimonio del museo consta di 68 luoghi, che sono quelli appunto che noi in questo momento sogniamo di portare nel futuro, un futuro che può essere fisico, ma soprattutto un futuro mentale, e quindi questo materiale, queste informazioni sono state in qualche modo catalogate e inserite all'interno dei dispositivi che il museo si è dotato nel tempo, che poi dopo vi racconto. Il museo non muore all'interno non finisce all'interno del museo, ma i luoghi non finiscono all'interno del museo, ma in qualche modo cercano di essere riattivati e attraverso esperienze che adesso vi mostro molto velocemente. In tutto questo percorso, sostanzialmente abbiamo collaborato con fotografi, esploratori, storici, le proprietà pubbliche e private, associazioni e realtà locali, artisti creativi, cittadini e istituzioni. Quello che si è formato è questo, un'idea dall'alto di Romagna, formando sostanzialmente, organizzando i 68 luoghi che in questo momento fanno parte del museo all'interno di itinerari che raccontassero un carattere peculiare del patrimonio. C'è questo itinerario che è su Forlì, che racconta un lavoro che non c'è più, un lavoro del Novecento che si è andato a perdere, un itinerario che si chiama Dove, che racconta un'esperienza di residenza artistica con 8 artisti locali che hanno interpretato questo patrimonio. Totali Riviera e Totali Terre raccontano come la nostra Romagna sia chiaramente influenzata da un'architettura molto pesante, che è l'eredità del fascismo, e abbiamo fatto un itinerario sul mare, diciamo sulle colonie, il mare, e uno sull'interno, su tutte quelle architetture, dalle fabbriche a ville e a case del fascio, che comunque sono un connotato da non dimenticare. Un carattere invece un po' più leggero, sicuramente un itinerario più leggero, è quello legato all'estate al mare. La Romagna è legata al turismo, ha una urbanizzazione sfrenata, diciamo, legata al turismo, che dietro di sé ha lasciato ville, discoteche, parchi acquatici e tantissimo altro. D'Arsena invece è un itinerario che racconta un vecchio porto industriale di Ravenna, ora al centro di piccoli grandi processi di rigenerazione. Sentieri invece è un itinerario che racconta come del Novecento, pian pianino le nostre montagne, parlo dell'Appennino in questo caso, si siano costantemente spopolate, inseguendo, diciamo, l'urbanizzazione. Come funziona, e poi in qualche modo provo a chiudere, c'è un'applicazione. Parto dal centro visite, c'è un centro visite nell'ex deposito delle Corriere che in qualche modo racconta e stimola la visione, l'idea che una persona venga nel centro visite, venga in qualche modo stimolata dal progetto, acquisti o prenda delle mappe cartacee o scarichi gratuitamente l'applicazione e si perde in Romagna inseguendo questi luoghi. Una volta che si avvicina a questi luoghi, tramite un meccanismo di geolocalizzazione, può accedere, oltre alle informazioni storiche che sono accessibili a tutti, a dei contenuti speciali creati all'interno creati con appunto artisti storici, eccetera eccetera. L'idea è di dare appunto una visione che non sia per me, che non si può vedere andando in loco, e dall'altra appunto espandere l'esperienza. Abbiamo collaborato con videomaker nel caso di Prima di Granate, con questi sono disegni di Costantini, un importante
disegnatore e illustratore di Ravenna, ma abbiamo anche intervistato anziane, persone che hanno vissuto il cambiamento, in questo caso appunto di ritenere legato alle montagne. Quindi in questo caso uno arriva vicino ai luoghi e può ascoltare il racconto di Lorenza che ci racconta come è cambiato il mondo, il suo mondo. Il museo non è una piattaforma statica, ma cerca in qualche modo di portare le persone sui luoghi, quindi organizza passeggiate, eventi più o meno artistici, più o meno particolari, utilizzando soprattutto la bicicletta perché è un elemento di esplorazione che a noi piace tanto, e magari inserendo all'interno dei luoghi anche delle attività in modo da esplorare e sperimentare delle riattivazioni temporanee. Questo ad esempio è un ex acquedotto che è diventato sede per un weekend di attività e oggi, qui passo oltre, mi scusate se arrivo lunghissimo, e oggi invece è un progetto di rigenerazione. Questo è il suo interno, ora c'è una comunità che se ne prende cura, stimolata da delle azioni che abbiamo fatto e oggi si chiama appunto Centro Visite Partecipato e delle guide, delle associazioni locali e non solo, e un'amministrazione se ne sta prendendo cura. Facendo anche attività per bambini che non erano all'inizio la nostra, diciamo, il nostro vocazione. Questo per dire che sostanzialmente il museo vuole attivare dei percorsi anche particolari, che appunto non sanno neanche la direzione, ma che ha l'obiettivo di sperimentare e cercare di generare nelle comunità una presa di coscienza dell'esistenza di questi luoghi e esplorare con loro degli usi che possono in qualche modo portarli nel futuro. In questo momento vi ringrazio dell'attenzione e magari ci torniamo dopo se avete delle domande. Grazie. Francesco, per questa illustrazione, un brevissimo commento. Mi pare capire che era uno dei ruoli fondamentali. C'è un ritorno. Ecco, pregherei di chiudere i microfoni. Direi che uno dei tratti che emerge in maniera molto chiara è questa funzione del museo di traghettatore di cose fisiche, di luoghi fisici, di testimonianze dal materiale all'immateriale, tanto per cominciare. Non solo lo studio, la registrazione, la documentazione, ma proprio anche la costruzione, la narrazione a proposito di questi luoghi per, come dire, vivano dentro l'immaginario della società locale, con una, ovviamente con una, come dire, visione simile alle ispirazioni della Convenzione di Faro. L'altra cosa che è interessante e che sottolinea questa esperienza è come dire, il patrimonio visto come nella prospettiva di una perdita. Gli economisti direbbero che aumenta la sua utilità marginale man mano che sta a rischio della perdita. E quindi, come dire, un'opera preventiva di salvataggio della memoria in modo tale che almeno, come dire, la memoria immateriale, almeno la conoscenza possa essere tramandata. E poi magari invece quest'opera di documentazione e di studio e di discussione a proposito di questi casi, magari invece diventa, credo che sia uno strumento molto importante anche per avviare eventualmente alcune operazioni invece di intervento e di. Direi che di passare al secondo intervento, che all'esposizione di Cristina Alga. Siamo a Palermo, museo che si dedica alla memoria del mare, ma anche alla contemporaneità di Palermo, in questo rimando continuo tra
una cultura storica e una prospettiva di futuro di una città che è una delle grandi capitali del sud, piena di tensione e piena di potenzialità. Cristina. Sì, buonasera a tutti, sentite bene? Mi sentite? Fatemi un cenno. Sì, sì. Ok. No, volevo solo dire, io adesso condividerò lo schermo, quindi non vi vedrò più tendenzialmente, quindi se c'è bisogno di interrompermi o comunicarmi sui tempi, ecco, fatelo magari a voce, senza alcun problema ad interrompermi. Allora, un attimo solo. Sure. Ok, e allora vi racconto sì, un po' la storia del Museo Urbano Mare Memoria Viva. Siamo appunto a Palermo e siamo un ecomuseo. Abbiamo fortemente voluto questa definizione 7 anni fa quando abbiamo avviato il progetto, e queste sono un po' le due definizioni che prediligiamo del termine ecomuseo: un patto tra cittadini che decidono di prendersi cura di un territorio e anche lo specchio dove una comunità locale può scoprire e indagare la propria immagine. Io non sono un amante della parola identità e infatti qui in queste definizioni non c'è, troppo spesso si liquidano gli ecomusei come musei dell'identità territoriale. Identità è una parola molto bella, molto complessa, che noi usiamo a patto che, diciamo, sia chiaro che non è mai qualcosa di statico, e quindi quest'idea di uno specchio dove nella sua impermanenza, nel suo divenire, una comunità locale può rispecchiarsi e quindi può rispecchiare soprattutto il proprio cambiamento e le proprie trasformazioni, ecco, è una delle definizioni che ci piace di più. In comune hanno questa radice oikos che c'è molto cara. Oikos fa riferimento all'ambiente domestico, quindi è la casa, e quindi rimanda alla sfera semantica dell'abitare. Abitare vuol dire prendersi cura, ritorna all'idea di prendersi cura di un territorio, e quindi permanere, stare, radicare e voler appunto cambiare in meglio il luogo dove si è scelto di vivere. Dove siamo? Siamo in questa strana periferia della città di Palermo. La borgata di Sant'Erasmo è, come si vede qui dalla mappa, veramente attaccata al centro storico, e da tanti anni è in fase forse infinita di riqualificazione. Ma è percepita nella rappresentazione sociale dei cittadini, conseguentemente anche dei viaggiatori, a tutti gli effetti come una periferia. È tutta una parte della città che è stata modificata in un arco di tempo abbastanza breve, diciamo di circa 15-20 anni, da quello che poi è passato alla storia come il sacco di Palermo, il sacco edilizio operato dalle collusioni politico-mafiose a partire dagli anni 60 del Novecento. La seconda circoscrizione dove noi siamo sono più di 70.000 abitanti, quindi è una piccola città nella città che ha perso la memoria storica legata appunto al mare, ma anche all'agricoltura, perché era la Conca d'Oro, la terra degli agrumeti e degli orti, è diventata una città dormitorio dove la balneazione, che era una delle fonti primarie, diciamo, che connotava quest'area, è stata purtroppo negata a causa dell'inquinamento e delle discariche abusive. Questa è la nostra sede, l'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo, un'ex stazione ferroviaria. È uno spazio molto grande, come si vede. Questo allestimento in realtà già non esiste più, perché abbiamo approfittato, se così si può dire, della pandemia per lavorare a nuovi contenuti. È un riallestimento dello spazio. Questo grande
spazio di archeologia industriale ospita un percorso audiovisivo fatto di racconti, storie, testimonianze fotografiche, audio e video. Non ci sono oggetti, quindi abbiamo fatto questa scelta di fare proprio un museo di persone e di storie che abbiamo raccolto dagli abitanti delle borgate marinare della città in un percorso che è durato circa un anno e mezzo, ma che in realtà continua sempre, di raccolta di storie, di testimonianze, di memorie, di documenti sul paesaggio e sulle connessioni tra persone e luoghi. Questo è lo spazio esterno, che è, insomma, anche quello che è vissuto. Qui ci sono altre immagini, questi siamo noi, l'equipaggio, come ci piace dire, di Mare Memoria Viva. Che cosa facciamo? Questa è la mission che abbiamo scelto. Ridare a Palermo il suo mare. È un museo del mare, un ecomuseo del mare molto atipico. Il mare è diventato una metafora, è stato il filo conduttore, il tema iniziale della ricerca, della ricercazione, della nostra indagine territoriale, è al centro delle storie che abbiamo raccolto, ma in questi 7 anni è diventato appunto la metafora di quelli che sono i nostri valori e soprattutto di quelli che è la nostra visione del cambiamento. Mare vuol dire bellezza, movimento, opportunità, diritti. L'Ecomuseo oggi è un centro educativo che si occupa di comunità di apprendimento e culturale, che si occupa di partecipazione culturale e di inclusione culturale e che lavora appunto per cambiare, no? Per contribuire al cambiamento del quartiere, se così possiamo chiamarlo, in cui ci troviamo. Lavoriamo in questo, diciamo, settore che sempre di più si va connotando come welfare culturale, mettendo al centro l'abilitazione delle comunità. Quindi noi pensiamo che che la missione principale dei musei oggi, degli ecomusei ancora di più, debba essere quella di fornire occasioni alle persone per migliorare le proprie condizioni di vita attraverso gli strumenti dell'arte, della cultura, della conoscenza di sé e della conoscenza del territorio. E sono, insomma, tutte le nostre attività possono essere un po' racchiuse in questa definizione. Qui ci sono alcune foto appunto della nostra collezione e alcuni lavori che abbiamo fatto. Noi lavoriamo con artisti contemporanei, con architetti, con educatori, insomma con una pluralità di soggetti, mettendo sempre al centro appunto questa rielaborazione e progetti partecipativi che mettono al centro appunto la dimensione del territorio e delle relazioni persone e luoghi. Questo è un progetto, uno degli ultimi, questa foto racconta di Udatinos, che è un progetto vincitore del bando Creative Living Lab della DG Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. È stato un bellissimo progetto, molto partecipato, con cui abbiamo inventato questa figura dei custodi del fiume Oreto. Questa cosa che si vede è la foce del fiume che è proprio attaccata alla sede fisica del museo. Ecco, questo progetto è un esempio di quello che secondo noi vuol dire museo diffuso. Noi abbiamo uno spazio espositivo che in realtà è uno spazio laboratoriale ed esperienziale, è un museo in cui bisogna necessariamente toccare tutto, ascoltare, mettersi in gioco, cambiare posizione, muoversi nello spazio e viceversa, no? Abbiamo poi un territorio che diventa luogo di esplorazione e di racconto. Quindi la nostra personale così interpretazione, perché come si diceva all'inizio nell'introduzione, museo diffuso vuol dire tantissime cose, è quest'idea di un in and out, no? di un dialogo continuo tra quello che è dentro lo spazio apparentemente museale e che è sempre però dinamico ed è sempre in relazione con il fuori, e modi per questo fuori portarlo dentro. Il progetto Datinos è stato un progetto di esplorazioni urbane, di
proprio di campionamento delle acque del fiume, che si è trasformato in un'installazione artistica realizzata dagli artisti Iaconesi Persico, che si trova all'interno dello spazio museale, ma che è nutrita dalla raccolta dei dati delle persone che devono andare al fiume. Quindi è proprio un esempio perfetto di questo collegamento tra territorio e museo. Qui ci sono così un po' di cose che abbiamo fatto. Vado veloce perché mi sa che ho poco tempo. Il diritto all'orizzonte è appunto è la consapevolezza urbana, che sono i claim, diciamo, della nostra attività educativa, che per me è inscindibile, parte integrante dell'azione culturale. Noi le mischiamo continuamente, è veramente difficile definirne i confini. Parliamo di consapevolezza urbana per tutte quelle attività artistiche e non che rendono le persone più consapevoli, più a proprio agio e più capaci di incidere sullo spazio urbano, e parliamo di diritto all'orizzonte per appunto la capacità di quando facciamo delle attività che speriamo possano sostenere la capacità di guardare oltre, di aspirare a una vita diversa, soprattutto di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, ma anche di persone adulte, perché non si smette mai di progettare la propria vita. E lavoriamo quindi, l'avrete capito, con l'approccio delle capabilities, cercando appunto di abilitare le persone a diventare autonome e a modificare il proprio progetto di vita. Facciamo parte di una grande e bellissima comunità educante del territorio, che unisce scuole, associazioni e diversi soggetti. Questo è un po' invece il futuro, quello che stiamo cercando di costruire adesso. E faccio una piccola nota su questo, sull'ultimo tema che era stato posto dal panel, cioè quello della sostenibilità e della questione giuridico-amministrativa, perché mio malgrado ne sono diventata parecchio esperta. Noi abbiamo da 7 anni un protocollo d'intesa col Servizio Musei e Spazi Espositivi del Comune di Palermo, che ci permette di utilizzare gratuitamente, ospitando il museo all'interno dell'ex deposito locomotive di Sant'Erasmo. Stiamo provando a trasformare questo protocollo, che è stato fatto perché 7 anni fa non c'era nessuna cornice, nessun riferimento giuridico che potesse permetterci di fare altro che guardasse all'orizzonte dei beni comuni e della cogestione pubblico-privata, e quindi siamo finiti, diciamo, per inventarci veramente questo protocollo d'intesa. E per fortuna in questi anni ci sono stati dei cambiamenti: c'è stata la riforma del terzo settore, c'è stato un grande interesse anche da parte della Corte Costituzionale sull'articolo 118 e la sussidiarietà, una serie di cambiamenti. E io questo lo dico sempre, è molto importante: cambiamenti di paradigma culturale, che immaginano nuove possibilità di relazione tra soggetti del privato sociale, perché parliamo esclusivamente di imprese sociali e di soggetti del terzo settore, e le pubbliche amministrazioni, che possono condividere attività di interesse generale. E assolutamente l'azione dei musei diffusi, degli ecomusei, dei musei di territorio, dei musei di comunità è un'attività di interesse generale. E noi stiamo quindi provando a trasformare questo protocollo sperimentale in un partenariato speciale pubblico-privato, perché vogliamo appunto dare un futuro dopo 7 anni. Adesso siamo in 8, che ci lavoriamo continuativamente con 4 dipendenti, sempre una cosa piccolina, però nel campo della cultura e del sociale e dell'educazione vi assicuro che in una città come Palermo è un grande risultato. Vogliamo continuare a lavorare su questi temi, vogliamo far crescere l'organizzazione, far crescere l'azione dell'Ecomuseo per migliorare l'impatto sociale e poter quindi continuare questa opera di partecipazione culturale. Vogliamo provare a connettere questa periferia, che per noi non è periferia ma è il centro di tutto, soprattutto con i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, e quindi creare connessioni e moltiplicare le occasioni che diamo agli abitanti della città. È in un momento come questo, post-pandemico, sempre di più, sperando che sia post, lavorare a far sì che lo spazio sia un luogo di relazioni significative e non superficiali, perché ce n'è molto bisogno.
È tutta una grande sperimentazione e non è mai facile, però è, io penso, una delle cose più belle che si possa fare un museo così. E quindi ecco, concludo con questo invito a provarci, perché il modo migliore per imparare a nuotare è tuffarsi. Per questa esposizione, grazie Cristina. Dicevo, del ridare il mare a Palermo, mi fa venire in mente l'autunno del Patriarca, quando García Márquez, quando il Patriarca si vende il mare dei Caraibi agli americani, e rimane questo deserto lunare che attorna il paese e come dire, gli abitanti sbigottiti di questa cambiamento. Mi sembra una metafora molto bella per rispetto al lavoro che state facendo di ricucitura della città con il mare, con la storia, con la memoria. Paradossalmente sono molte le città di mare che nel corso del Novecento hanno perso il rapporto con il mare per motivi diversi o l'hanno cambiato in maniera tale da non riconoscere più la propria storia. È un altro modo di recuperare memoria, è un altro modo di, come dire, di proiettare nel futuro il vero patrimonio, il patrimonio di storia, il patrimonio accumulato, la sedimentazione che si stratifica in una città in cui non sempre siamo consapevoli di questa profondità. Quindi è davvero un'altra accezione, un altro modo di pensare l'ecomuseo che è assolutamente interessante. Direi a questo punto di passare al terzo esempio, che è quello dell'ecomuseo Casilino a Duas Lauros, e che, come dire, è un museo che ha di nuovo una quantità di attività in corso molto forte per l'organizzazione puntuale di un territorio, sia delle sue caratteristiche puntuali, ma anche del suo aspetto sistemico, e quindi di nuovo un modo di riappropriarsi di un rapporto tra cose e persone, che è sicuramente una delle chiavi dell'ecomuseo rispetto ad altri tipi di museo che in passato hanno puntato molto sulla dotazione delle collezioni e meno sul rapporto tra cose materiali e le comunità insediate. Quindi lascio subito la parola a Stefania Ficacci, che ci spiega, che ci illustra le attività del museo. Tornate nel mio bellissimo PowerPoint. Ringrazio innanzitutto per averci coinvolto in iniziativa. Il nostro museo è abbastanza giovane, una decina d'anni di attività, ma di fatto, ecco, potremmo dire proprio per cominciare subito, l'aspetto tecnico è stato riconosciuto dalla regione Lazio nel 2019, l'interesse regionale, perché in quell'anno finalmente la regione è stata e poi dallo scorso anno siamo anche dentro l'organizzazione museale regionale, a scendere chiaramente da questo riconoscimento giuridico che c'è data la regione. In realtà non siamo, come dire, il nostro comprensorio non è un comprensorio regionale, ma è un comprensorio che riguarda appunto la città, in particolare il fattore sud orientale della città. Scusa Stefania, si sente molto basso. Mi vedete, vero?
provo ad avvicinarmi così, mi perdonerete se ho la mano davanti alla bocca, forse è meglio? Sì, sì, sì. Ok, meglio così, allora. Scusate, l'intrusione, Stefania, si sente molto a tratti e non si riesce a seguire il discorso, non so se è un problema di microfono, di connessione, se vuoi riprovare, se hai un altro microfono, si sente proprio super a tratti, infatti posso provare a cambiare male, ed è un peccato perché... Non so cosa, allora... Non so se vuoi provare. Se mi date 2 secondi, prendo degli altri auricolari. Scusate. Oppure senza microfono. Saprai. Dicono forse troppo vicino al microfono. Non so. Se è una questione di avvicinare, trovare la vicinanza giusta. Scusate. Mi sentite meglio così? Proviamo. Mi disguido, ma può capitare. Mi sentite meglio così? Prova ora. Mi sentite adesso? Allora, qui dicono quando condivide le slide non proviamo. No, adesso hai comunque lo schermo condiviso, riprova a ripartire un attimo. Comunque mi sentite? Questo sì. Adesso mi sembra di sì. Ecco, quindi è già l'auricolare migliore. Allora, interrompo la condivisione e ricomincio. Così. Proviamo a rifare. Allora, siamo in attesa, un attimo che rientri Stefania, vediamo se riusciamo a far funzionare la sua presentazione. Se no,
scusate, un po' di pazienza. C'è sempre l'inconveniente tecnico. In questo momento l'ho persa. Intanto Luca, non so se vuoi dire qualcosa. Magari possiamo, come dire, andare avanti con gli altri interventi e lasciare una finestra aperta per quando Stefania riesce a riconnettersi. Imprensibile, non si capisce bene perché ogni tanto si sente normalmente, poi quando condivide lo schermo l'azione è prima, quindi boh. Proviamo a vedere cosa succede. Io intanto chiederei a Daniele Giallà, allora a questo punto, di fare un primo commento sull'esperienza che abbiamo visto. Ha una conoscenza assolutamente approfondita degli ecomusei che ha seguito per tantissimo tempo nella loro evoluzione pratica, ma anche teorica, con un rapporto di amicizia, di cooperazione con Udine, è davvero la persona che può fornire un insight molto interessante sugli ecosei per la loro evoluzione storica e sia in riferimento a questi casi che sono relativamente recenti. Quindi non lungo oltre lei a Daniele Giallà per un primo commento. Grazie. Innanzitutto sono sempre piacevolmente stupito dalla ricchezza della realtà italiana delle periferie. Mentre il centro tende ad essere, il centro in senso ideale, non geografico, tende ad essere lento a recepire novità, anzi spesso riottoso, alle periferie invece notiamo una straordinaria vivacità e libertà di approccio alla realtà. Tra un museo diffuso e un ecomuseo, ha detto e scritto tanti anni fa Luca Baldin, ci sono sostanzialmente la differenza sta nella partecipazione. Tornerò dopo sul concetto di partecipazione perché è un concetto che o in qualche modo strutturiamo da un punto di vista definitorio o se no è una parola assolutamente vaga, generica e equivoca a questo punto. Quello che a me sembra importante innanzitutto notare è che nelle due esperienze che abbiamo visto e penso anche nella terza, gli elementi costitutivi di un museo, che sia diffuso o no e secondario, ci sono tutti. Voi sapete che in questo momento all'interno di ICOM c'è un vasto acceso dibattito sulla definizione di museo. Al di là della definizione, io credo che sia importante mettersi d'accordo, o meglio, prendere atto del fatto che esistono alcuni elementi che sono costitutivi di un museo e che lo rendono, io direi un organismo, ma comunque un fenomeno diverso da altri, dagli archivi, dalle biblioteche, da altre forme di approccio al patrimonio. Questi elementi sono quattro, tre ne ha messi in luce Georges-Henri Rivière, da cui sono partito nella riflessione: una collezione, un luogo, un'equipe e ho aggiunto un pubblico, nel senso che negli anni Ottanta, quando Rivière scriveva, forse non era dato per scontato il pubblico, ma non è per cui lui aveva un'attenzione grandissima, quindi non può essere considerato un elemento a lui ignoto, non lo considerava costitutivo del museo, mentre invece penso che si debba essere.
Ora, se questo è vero, cioè se partiamo dall'assunto che gli elementi costitutivi di un museo sono questi quattro, il tema centrale, quello che è stato messo al centro dell'identità del Museo dell'Abbandono, ma anche poi al fondo dell'Ecomuseo di Palermo, è una collezione. Una collezione che è una collezione di beni immobili e mobili diffusi nel territorio, è un paesaggio, è una dimensione come il mare ed è una collezione vivente a questo punto, perché in entrambi i casi il museo non si occupa di congelare e sterilizzare la collezione, ma di seguirla nella sua evoluzione e di assumerla come elemento portante. Io credo che questo sia assolutamente importante e dicono bene i colleghi di Palermo a dire che la collezione è formata da, ma io non starei tanto a insistere sul formato fisico della collezione. Ciò che loro stanno raccogliendo, come raccolgono tutti i musei o come tutti i musei dovrebbero raccogliere, oltre le cose sono le conoscenze, e la conoscenza delle cose fa parte delle missioni della collezione, delle cose, delle raccolte, fa parte della missione di un museo. Cosa hanno in comune entrambi i casi, ma molti altri? Che la collezione non è di proprietà del museo stesso. E questo, per nostra tradizione, è un elemento di disturbo. Sta per uscire l'ultimo libro di Hugues de Varine, L'Ecomusée singulier e pluriel in italiano, e in questo libro si cita il caso dell'Ecomusée di Fiermont di Quebec, che ha svicolato il problema della collezione non collezione che perseguita il dibattito degli ecomusei, dicendo: diamo origine a una nuova collezione, un'ecocollezione, una collezione ecomuseale, ma a me sembra del tutto irrilevante che sia eco o non eco, che è costituita da tutti i beni, gli oggetti che il museo ha incontrato nella sua attività, esponendoli temporaneamente, studiandoli, classificandoli, inventariandoli, indipendentemente dal fatto di esserne in proprietà. E qui io ricordo a tutti che la Convenzione di Faro, quando individua la natura del patrimonio, dice indipendentemente dalla sua proprietà legale. Quindi il museo non si appropria, non disloca, non acquisisce in proprietà, ma acquisisce come elemento costitutivo della sua collezione dei beni che sono conservati da chi? Sono conservati dai proprietari, dalle comunità che sono prossime, da volontari che si impegnano a conservarli, in una conservazione che nel nostro caso, essendo collezioni viventi, non è una collezione, è una conservazione evolutiva che segue gli oggetti, come accade banalmente in un orto botanico, in uno zoo, in cui non abbiamo né piante disseccate né animali tassidermizzati, ma abbiamo esseri viventi che si riproducono, che vengono potati, che vengono tagliati se è il caso, che vengono curati, innaffiati, eccetera. Allora, a questo punto, se noi acquisiamo il fatto che il concetto di collezione si applica non solo ai beni museali, ma a tutti gli oggetti patrimoniali, e qui dovrebbe, credo, di sfondare una porta aperta, perché è la definizione di collezione che troviamo nelle parole chiave di museologia di Meresse e Desvallées, che fa da riferimento un po' alla museologia contemporanea.
se sono tutti oggetti patrimoniali, infischiamocene se sono mobili o immobili, morti o viventi, materiali o immateriali. Consideriamo il fatto che c'è qualcuno che si prende cura di una collezione, la studia, è attiva nella sua conservazione o nell'affidamento della sua conservazione, eccetera, eccetera. Quindi a me sembra che dal punto di vista concettuale un museo diffuso sia uno dei tipi di museo esistenti. Peraltro vorrei sfatare anche un po' una leggenda che sia un fenomeno solo italiano. Nel 1990 un incontro dell'ICOFOM fu dedicato ai musei e all'ambiente e comparvero nella riflessione diverse tipologie, non il museo diffuso italiano, ma il museo complesso dell'Unione Sovietica, il museo integrato, cioè altri nomi per delineare una realtà molto simile quando il museo esce dai suoi muri e si occupa o di un territorio, un quartiere, una cittadina, uno spazio, o un tema come il Museo dell'Abbandono. Se la collezione c'è, il luogo ovviamente non sono i luoghi, ma è un luogo di riferimento, un centro di interpretazione, e in entrambi i casi l'abbiamo visto, l'équipe esiste, è attiva, svolge un'attività ed esiste un pubblico. Ora, a questo punto, e chiudo, io non credo che sia necessaria nessuna norma aggiuntiva né per gli ecomusei né per i musei diffuso affinché questi musei siano iscritti a pieno titolo tra i musei del sistema museale nazionale. Alcuni parametri pensati per un edificio, per una struttura, vanno ovviamente ripensati e adattati, ma sarebbe miope non prendere atto del fatto che esistono, sono molti, rispettano i principi generali della museologia e, per dirle in una parola, una battuta finale, sono realtà che non devono adattarsi alle norme, ma è necessario che le norme si adattino alla realtà, semmai, e che quindi le pubbliche amministrazioni, regioni e Stato, prendano atto del fatto che esistono tante forme di museo e che musei e ecomusei ne fanno parte. Avrei finito, Luca, la mia perorazione. Grazie. Grazie. Per l'intervento, ma la descrizione che tu ci hai proposto, la visione che tu hai proposto in questo momento, ricordo assolutamente il fatto che gli ecomusei, come dire, hanno tutte le caratteristiche o buona parte delle caratteristiche di altri musei, ma invece il loro rapporto con, diciamo così, non con la collezione ma con l'oggetto della loro cura, in cui configura un rapporto come quello col paesaggio culturale, sostanzialmente, in cui c'è un bene pubblico, che non è di, come dire, la cui proprietà culturale collettiva, la cui proprietà fisica è della comunità locale, di chi coltiva, di chi costruisce, di chi manutiene le cose, no? Ecco che allora questo punto qui si apre un discorso molto interessante, perché dalla conservazione, come tu dicevi, impossibile pensare che un ecomuseo possa conservare nel senso di lottare contro la seconda forza della termodinamica, mantenere ferme come sono per tramandarle alla generazione successiva. L'ecomuseo allora appunto ha la stessa missione di chi si occupa di paesaggio, cioè salvaguardare, consentire le condizioni più opportune perché le cose possano evolvere in maniera sostenibile, in maniera, come dire, positiva per le comunità che sono insediate. E di questo c'è un bisogno, direi, essenziale in un,
in un paese che ha fatto scuola del rapporto uomo e secoli, e negli ultimi tempi, nel corso del dopoguerra, sembra aver smarrito alcune di queste competenze di equilibrio e di capacità di salvaguardia e di, come dire, di integrazione delle attività tra natura, cultura e società insediata. Io sono molto d'accordo sul fatto che non sia il caso di aggiungere normative, ma vedrei molto bene una raccomandazione, perché gli ecomusei si siedano ai tavoli dello sviluppo locale, certo. Si siedano dove certo. Si decidano certo. Le strategie, no? Se posso aggiungere due brevi osservazioni, Luca. La prima è certo. Sul diritto di controllo. Allora, il diritto di controllo eccede in generale la normativa. I francesi tra l'altro lo chiamano droit de regard, un'espressione molto bella, diritto di riguardo, non di sguardo. Allora, il diritto di controllo è libero e riguarda tutti i beni con cui io sono in rapporto. Riguarda appunto il fatto che mi costruiscono un enorme stadio del ghiaccio di fronte a casa mia e mi tolgano la vista. Riguarda il sistema delle alberature, riguarda, diciamo, tutto ciò che attiene al mio paesaggio culturale. Allora, da questo punto di vista, Hugues de Varin ci propone di considerare quattro livelli di partecipazione, tutti top-down, attenzione, l'informazione, la consultazione, la concertazione, la codecisione. Noi dobbiamo batterci, anche in nome della Convenzione di Faro, perché questi quattro elementi di partecipazione a diversi titoli, a diverse cose, entrino nella normativa del patrimonio. Che ci sia una possibilità di essere consultati sulla tutela, concertarla, codeciderla, eccetera. E poi c'è l'iniziativa comunitaria. E questa è la prima osservazione. La seconda è che viviamo nel mondo. E il concetto di conservazione occidentale si confronta ormai da tempo con quello orientale, che non conserva le cose ma i saper fare. Ho visitato un castello principesco in Giappone fatto 10 anni fa, per loro assolutamente uguale a quello storico, ma perché l'hanno fatto con le stesse tecnologie. Allora, proviamo a liberarci anche da alcuni, vincoli intellettuali e cognitivi, che per cui la conservazione è della cosa fisica e va fatta secondo un certo modo. Basta. Ho finito. No, direi... Da questo punto di vista, noi abbiamo un fortissimo retaggio feticista nei confronti del bene materiale, che poi, come dire, nel bene e nel male ha influenzato le teorie del restauro, le pratiche soprattutto di restauro in molti casi. La Convenzione di Faro, da questo punto di vista, è effettivamente una rivoluzione, sancisce una rivoluzione, come dire, in maniera lapidaria, la mette sotto gli occhi di tutti, che le cose non esistono fuori dalle persone, oppure esistono ma sono fatti loro, voglio dire. Se noi ci occupiamo di musei, ci occupiamo del rapporto tra cose e persone, non, come dire, soltanto della necessità di conservare le cose, che continua a esistere, non è che stiamo dicendo che la conservazione non deve esistere più, si sta dicendo che vuol dire, è fondamentale, ma è una ragione necessaria ma non sufficiente. In qualche modo è necessaria, perché, come dire, è necessario mantenere gli appigli della memoria,
ma non è sufficiente se questa memoria non percola nel tessuto della società locale, è una memoria sterile, è una memoria che non è in qualche modo a trovare audizione. Io a questo punto chiederei, prima di sentire, chiederei se abbiamo risolto il problema con il museo del casino, perché sarebbe bello poter completare la rassegna. Allora, sembra, mi ha scritto Stefania che c'è un abbassamento di connessione nella sua zona. Adesso provo a chiamarla e sentire se magari riesce a collegarsi anche dal cellulare a voce, raccontarcelo. Intanto magari possiamo fare un giro già di risposte, un altro diciamo, sì, allora, un giro di risposte con l'Ambrosini, che la vedo collegata, insomma, e un attimo temporeggiare. Assolutamente. Benissimo. Allora chiamiamo subito Cristina Ambrosini a, come dire, a riflettere intanto su queste prime due esperienze. Sì, grazie Luca. Devo dire anch'io sono molto stimolata dalla così presentazione delle due esperienze che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, soprattutto interrogandomi rispetto alla mia esperienza personale nei confronti del, appunto, del patrimonio e del rapporto con le comunità. E ascoltando Daniele, effettivamente mi sono riconfermata nel convincimento di quanto la realtà, anche la le nostre realtà italiane, stiano dimostrando attraverso anche queste esperienze quanto si sta camminando nella logica della Convenzione di Faro, quanto davvero si sta facendo pratica al di là di tutto, partendo appunto dalle comunità a varie dimensioni territoriali, perché sta crescendo, è cresciuta una sensibilità grazie in particolare anche alle giovani generazioni che hanno maturato negli anni fecondi della vita questo atteggiamento più di maggiore attenzione ai nostri territori, di maggiore attenzione ai valori del paesaggio. E riflettevo su un elemento che secondo me non è secondario: queste esperienze, appunto quella del Museo dell'Abbandono, la realtà dell'Ecomuseo di Palermo, ma anche quella dell'Ecomuseo Casilino, sono recenti ma non sono appena nate. Stiamo attenti perché sono già situazioni che possono documentare esperienze, percorsi, attività in quasi tutti i casi decennali o anche di più, con una gradualità di percorso che va a testimoniare, a rafforzare la bontà di queste esperienze, la validità di queste situazioni inserite, innescate e innestate nei loro territori. E questo mi conforta tantissimo, perché anche adesso come responsabile del servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, ma anche nelle precedenti mie esperienze lavorative, ho sempre avuto la fortuna e la possibilità di mettermi diciamo alla prova con situazioni di esperienze di comunità che mi hanno aiutato a convincermi sempre di più che il rapporto tra norma e realtà deve essere un rapporto dinamico e che nel nostro paese ha bisogno davvero di innescare una marcia diversa. La realtà è più avanti delle norme, è vero, ma in questi anni noi possiamo davvero renderci conto di come sta sedimentando in ognuno di noi e nelle comunità patrimoniali, nelle comunità che hanno dichiaratamente con il loro comportamento fatto capire che con i loro comportamenti hanno fatto capire di volersi prendere cura del contesto in cui vivono e che stanno dimostrando di avere un rapporto con l'entità museo che è molto dinamica e che non ce la fa più a rimanere chiusa in un concetto di collezione che, come diceva Jallà, è fermo soltanto a una, diciamo, acquisizione di oggetti e acquisizione di proprietà.
giuridica. Anch'io sto davvero riflettendo su come all'interno del percorso che si sta facendo con il sistema museale nazionale, che deve comunque riverberare tutta la vivacità e anche tutte le peculiarità che nei vari territori regionali sono a nostra disposizione e che ci propongono anche delle soluzioni in molti casi già attestate, come diceva Cristina da Palermo, che stanno già cercando di evolvere in una strutturazione che però non perda quel carattere di flessibilità e di capacità di adattarsi a dei contesti che sono in naturale cambiamento e sono dentro un cambiamento che però esige di essere accompagnato verso sempre una sostenibilità, un equilibrio dello sviluppo di questi territori. Io credo che la riflessione che va ripresa opportunamente è quella che si diceva anche sul concetto di partecipazione. Partecipazione non è spontaneismo, l'abbiamo evidentemente compreso in queste esperienze, che pur partendo da una capacità di ascoltare, comprendere, individuare le caratteristiche del paesaggio culturale in cui sono inserite, hanno avuto e sentito l'esigenza di strutturarsi in un modo da dare alle comunità di riferimento, alle comunità che via via si sono, coagulate intorno a queste esperienze, avere delle strutture che siano dei presidi, dei luoghi fermi, ma in un concetto di luogo che evolve chiaramente. Luoghi intesi come centro di interpretazione o punti di partenza di centri di interpretazione, come spiegava bene l'esperienza di Palermo, che vanno in un continuo rapporto e relazione tra dentro e fuori e che hanno un rapporto più libero, ma anche più profondamente autentico anche con gli oggetti da cui in molti casi si può partire, ma non ci si può fermare perché non lì agli oggetti. E questo secondo me è un elemento che ci aiuta a crescere tutti insieme. Da un punto di vista di come la normativa attuale deve porsi il problema di recepire questi avanzamenti nella sensibilità, nella consapevolezza di essere protagonisti, del voler essere protagonisti dei propri cambiamenti, io credo che vada fatto un ragionamento puntuale, ma che porti a una semplificazione delle norme in termini di inclusione di concetti che oggi sono frutto del dibattito generale, non solo nazionale ma internazionale, e che devono dar prova di avviarsi appunto a una logica di inclusione in norme che poi possano garantire la sostenibilità a queste realtà, che permettano a queste situazioni e ad altre che magari non conosciamo o che si stanno strutturando di continuare a svolgere questa funzione fondamentale di rigenerazione nelle nostre comunità e nei nostri territori. Grazie Cristina, vorrei proporre sia a te che a Daniele un punto di vista rispetto a questi temi, che poi possiamo ovviamente discutere e anche mettere in crisi. Ma dall'esperienza di accompagnamento alla scrittura di paio di leggi regionali sulla cultura, viene fuori spesso un atteggiamento degli operatori culturali, in primo luogo, che sono i primi a chiedere, come dire, una ipertrofia della definizione e della normativa, perché in qualche modo si pensa che, come dire, definendo ogni virgola, costruendo un perimetro fortificato, questo dia da una parte l'accesso a una quota difendibile di risorse nel tempo, perché, come dire, blinda un settore, un campo, e dall'altro consente una attività, secondo me, come dire, fortificante, quella di intendere il lavoro
culturale, ma anche il lavoro amministrativo, sostanzialmente come un fatto adempitivo, in cui più norme c'è, meglio è, perché così si è rassicurati dal fatto che si sta dentro il quadro e, come dire, in termini adempitivi si risolve il problema. Quello che dicevamo prima rispetto alla cura del museo, che si prende cura di un territorio, di un paesaggio, è un tema molto affascinante, ma mette l'operatore culturale in una condizione di dover dialogare con la politica, di dover negoziare le attività possibili in termini di sviluppo delle conoscenze, diceva Cristina Alga, delle capabilità. E in questa, come dire, negoziazione c'è un'altissima parte di disegno complessivo, di strategia che può essere condivisa, può essere codecisa, può trovare delle intersezioni, ma in qualche modo necessita di un rapporto con l'amministrazione pubblica, che è un rapporto di costruzione di contenuti, che è un rapporto di sperimentazione di attività. Cosa secondo me interessantissima, ma molto difficile da praticare. E che, come dire, se uno non vuole blindare, e io non credo che sia proprio questa la necessità, se uno vuole blindare normativamente, allora bisogna creare però delle condizioni di dialogo per gli operatori culturali, che siano dei dialoghi permanenti, che si basino su linee guida, che si basino su protocolli di intesa, che ci siano delle cornici molto larghe che fanno evidenziare delle potenzialità, ma che poi dentro queste potenzialità si abbia la capacità di declinarle, e di declinarle anche in maniera sperimentale. Non so cosa ne pensate rispetto a questo dilemma che ho riscontrato spesso. Provo a dire, se volete. Non tutti sanno che sono stato per... Certo. Quasi 40 anni, 30 anni, un funzionario amministrativo, prima regionale e poi comunale, e quindi nell'amministrazione sono stato, dall'amministrazione sono stato condizionato molto. Ma prima cosa vorrei osservare che una delle regioni in cui gli ecomusei fioriscono meglio è l'Emilia-Romagna, che non ha una legge sugli ecomusei. E questo mi sembra che sia un primo punto di partenza. Viva l'Emilia Romagna da questo punto di vista, perché le leggi non creano le realtà. No, sì, certo, i soldi che le leggi mettono a disposizione possono incentivare e hanno incentivato la realtà, ma non dipende da questo. La seconda è che, da un punto di vista molto, come dire, concreto, noi disponiamo di una normativa statale che ha come riferimento la definizione di museo di ICOM. Nella definizione di museo di ICOM c'entrano tutti. E se alcune cose possono essere cambiate, migliorate, sono di quelli non conservatori, ma, come dire, attenti al valore delle definizioni, che dice va bene così, consente di comprendere tutto un insieme variegato, differenziato, eccetera, e dentro i musei di cui abbiamo sentito le esperienze ci stanno pienamente. La seconda norma sono i livelli uniformi di qualità, in cui finalmente in Italia, valida per tutti i musei, indipendentemente dalla proprietà e dall'amministrazione che fanno parte, valgono alcuni standard minimi. Verifichiamo con i musei e gli ecomusei questi standard, se sono raggiunti, se le espressioni utilizzate funzionano, perché alcune possono non funzionare. Pensiamo alle norme sulla sicurezza applicate a un museo diffuso, sono piuttosto complesse da gestire e richiederanno dei piccoli accomodamenti. Ma per tornare a un'altra regione che ammiro, nonostante non sempre sia una regione faro dal punto di vista delle politiche generali e culturali, la Sicilia
ha elaborato degli standard museali applicandoli anche ai parchi archeologici e quindi pensando di uscire dalla dimensione del museo tradizionale e applicare dei musei che sono a cielo aperto, un po' diffusi. Quindi noi abbiamo anche degli enti pubblici che, come dire, possono aiutare a non seguire l'ipernormativismo, il normativismo settoriale, per cui se avremo bisogno di una legge per i musei scientifici, una per i musei etnografici, una per i musei archeologici, una per le case museo, e chi non ha la sua legge si sente in qualche modo deprivato. L'altra cosa che vorrei dire con enorme franchezza anche è che spesso gli enti pubblici, anche i più affabili, sono intimidatori e tendono a far sì che chi deve chiedere dei contributi cerchi di adeguarsi alle norme. Ma adeguarsi alle norme certe volte significa perdere l'anima. E attenzione, meglio appunto battersi perché cambino le norme e non le realtà. Tanto più quando sono così vivaci. Se un'ultima notazione, io vorrei che tutti quanti osservassero, conosco meglio Spazi Indecisi, il linguaggio che hanno utilizzato. Era un linguaggio non da patrimonio culturale, è una definizione dei termini che erano molto legati a, come dire, un lessico libero. E questa libertà da un lessico influenzato fondamentalmente sul piano giuridico, a me sembra una delle qualità che dovremmo ritrovare per anche inventarci dei rapporti nuovi col patrimonio, un po' più liberi, un po' più fantasiosi, un po' più attenti al patrimonio vivente e un po' meno attenti al patrimonio morto. Di quello c'è tanta di quella gente che si occupa, diamo spazio a chi si occupa del resto del patrimonio di agire e di essere aiutato. Ultima battuta, la sostenibilità. Non c'è sostenibilità possibile, credo, senza un aiuto pubblico. I pochi esempi di sostenibilità sono raggiunti laddove l'attività produttiva di un ecomuseo è tale da portare degli utili sufficienti, ma sono casi che non conosco. Se esistono, fortunati loro. Ed è una formula che il Deverin di nuovo suggerisce, quella della società mista pubblico-privato, della società, dell'impresa sociale. Ma credo che qui siamo a un tipo di sì, ci sono quelli che fanno le sardine, gli altri che fanno i capperi, però non si campa né di sardine né di capperi, ecco. Ho finito. Grazie Daniele, anche per aver ricordato l'esperienza siciliana, perché ci ho lavorato un paio di anni con il Ministero per produrre quegli standard, e in effetti l'allargamento ai parchi archeologici è stato un tema molto discusso, ma come dire, sul quale ci siamo abbastanza puntati, nel senso che in un territorio come quello siciliano il fatto di non occuparsi di cose come la Valle dei Templi, di segesta archeologiche, sembra francamente, come dire, richiudersi con un paraocchi dentro una situazione che non rifletteva le fattispecie esistenti. Chiederei un commento allora a Cristina Ambrosini e poi ritorniamo ai nostri ospiti per farli partecipare a questa discussione. Prego Cristina. Sì, ma guarda Luca, io qui appunto ho un'esperienza pubblica, in gran parte pubblica in tutta la mia vita professionale, non riesco a concepire un patrimonio che non sia vivo. Non riesco a concepire un patrimonio che non sia quotidianamente, continuativamente connesso con una comunità, anche magari nell'indifferenza
rispetto al patrimonio, ma è tutto patrimonio vivo, anche quello abbandonato, anche quello che aspetta risposte, anche quello che è stato lasciato lì da chi aveva comunque, parlando con le norme, l'obbligo di conservarlo. E quindi io credo che siamo davvero in una fase in cui, come anche è riportato nei tre obiettivi strategici della Carta Nazionale del Paesaggio usciti dopo gli Stati Generali del Paesaggio fatti nel 2017, la Carta è del 2018, ci sia la necessità rivendicata, scritta forse ancora troppo soltanto nella Carta e poco praticata, di sentirsi parte integrata con questo patrimonio che è parte della nostra vita. Noi siamo dentro quello che viviamo, e come lo viviamo e come decidiamo di passarlo agli altri, a chi verrà dopo di noi, dipende da quanto lo sentiamo intimamente connesso allo sviluppo della nostra vita, non solo come individui ma anche come collettività. Ritengo che sì, è vero, bisogna lavorare perché sui livelli uniformi di qualità ci sia un lavoro di attenzione all'inclusione più grande possibile di tutte queste realtà che sono in divenire e che pongono dei problemi di relazione alle istituzioni, ma che non devono spaventare in quanto tale, perché anch'io ritengo che il buon servizio che possiamo fare alle nostre comunità di oggi ma anche di domani sia quello di avere uno sguardo lungo, di credere fortemente nella capacità della crescita, della voglia delle persone di vivere con una qualità più alta nei contesti in cui comunque ci troviamo a vivere, abbiamo scelto di vivere o per caso ci troviamo a vivere. Quindi è un lavoro importante questo, che ripeto, va accettato come percorso sempre in divenire, sempre in cambiamento. E appunto lavorare tutti noi che siamo dentro le istituzioni pubbliche perché ci sia un recepimento graduale ma efficace nelle norme esistenti, che in buona parte hanno anche bisogno di un aggiornamento, certamente. Grazie Cristina. Sì, allora io tornerei con una piccola riflessione a richiamare nel dibattito sia Francesco Tortori che Cristina Alga. Allora, si fa sempre più un gran parlare di comunità. Io, come dire, è una fissa mia, condivido l'idiosincrasia di Cristina Alga per il termine identità, ci aggiungo anche comunità, che, come dire, invece è usata in maniera propria nella Convenzione di Faro quando dice comunità di eredità. Dico questo perché si tende oggi, come dire, a dare una nuance positiva usando il termine comunità al posto del termine società. Non è proprio così, cioè, un minimo di studio della sociologia ci dice che sono cose molto diverse tra di loro. Mentre la comunità d'eredità è come dire, un termine proprio con cui viene usato, ma tra le tante comunità possibili c'è quella che Nancy chiama la comunità inoperosa, cioè il grado zero della comunità, che è quella dell'esserci, ma come dire, finisce lì, cioè è una serie di porti di prossimità, poi intricatissimi dal punto di vista economico e sociale, ma che non esprime grandi, come dire, né visioni né azioni. In questo senso, quello di trasformare le comunità inoperose in comunità d'eredità e ingaggiarle nella cura del territorio e nella conoscenza del territorio, mi sembra siano obiettivi che avete chiaramente evidenziato nella vostra esposizione. E quindi, come dire, sia su questo che sul tema quale normativa, quale rapporto, non solo in termini, quando dico normativa non voglio dire legge, esclusivamente legge, cioè strumenti normativi anche più
più larghi. Cristina faceva riferimento ai protocolli di intesa dicendo, ecco, qual è il rapporto che voi considerereste oggi il più produttivo con un'amministrazione pubblica per consentire di lavorare al meglio? Vado io. Chi vuole prende la parola. Cristina, prendi la parola allora. Sì, sì, sì. Ma forse così parto dalla riflessione sul termine comunità. Verissimo, si confonde col termine società, ma direi anche banalmente col termine gruppo, no? A volte si parlano di comunità facendo riferimento meramente a gruppi di persone o a gruppi target. Allora il tema, secondo me, rispetto a quello di cui ci occupiamo noi è quanto, per definire un gruppo, una comunità, qual è il grado di sentirsi parte di, che all'interno di questo gruppo deve esserci. E io penso che noi lavoriamo proprio su questo punto, su che cosa vuol dire sentirsi parte di, che cosa vuol dire sentirsi engaged, che cosa vuol dire sentirsi, no, impegnati in un processo. La comunità è un processo, non è un risultato, ed è un processo continuo. Almeno noi lo immaginiamo così. E il tema della pubblica amministrazione non è slegato da questa riflessione. Noi siamo caparbiamente convinti che un progetto come l'Ecomuseo Mare Memoria Viva debba essere un progetto che mantiene anche formalmente una componente pubblica, come dire, nel vecchio senso della parola, no? Ed è una battaglia travagliata, lo dico, perché tante volte abbiamo pensato che in una gestione totalmente autonoma saremmo stati meglio, saremmo stati più autonomi, più veloci, più... Però c'è un tema politico molto importante. Se gli ecomusei sono tutto quello che avete benissimo descritto, se gli ecomusei sono questo tipo di esperienze che si fanno specchio della collettività e che mettono al centro l'equità, che devono contribuire a ridurre le disuguaglianze, non ad aumentarle, allora quello è il ruolo dello Stato, e per me deve rimanere il ruolo dello Stato, in alleanza con il terzo settore, con cui condivide delle prospettive di sviluppo locale. Quindi io penso che sia estremamente importante non per mettergli il cappellino della comunità, no? Il vestito buono, e siccome c'è il comune dentro possiamo dire che gli ecomusei sono dei progetti pubblico-privati o sono... Cioè, bisogna costruirle davvero queste alleanze, cercando un dout des, cercando di far sì che ognuno faccia il suo e faccia quello a cui può contribuire meglio. Il tema poi della veste giuridica che questa alleanza reale, non fittizia, prende è un altro discorso. Per me la cosa importante è, dici, quello che... Scusate, c'è un sottofondo molto palermitano perché ho tutte le finestre aperte e non ho messo gli auricolari. Io quello che mi aspetto dalla mia amministrazione, che stiamo provando a costruire, è quantomeno la creazione delle condizioni, metterci nelle condizioni di poter lavorare, di poter operare condividere una visione, condividere le opportunità. Il comune è portatore di opportunità, ok? Io penso che l'amministrazione deve avere la visione del cambiamento, deve avere l'idea di quello che vuole che un territorio diventi e di come valorizzare le risorse, e questa visione può essere discussa e condivisa, e si va poi nella stessa direzione, comprese le conflittualità che possono esserci, perché non è sempre pacifico, no? Ci sono interessi convergenti nelle questioni che riguardano lo sviluppo locale, ci sono comunità diverse, ci sono anche appunto possibilità di conflitto, e allora in queste situazioni penso che l'Ecomuseo diventa anche un soggetto mediatore interessante.
posso dire, spero che si senta meglio, grazie Cristina, è un po' la nostra esperienza, non abbiamo una visione chiara, come dicevo dall'inizio è un progetto molto militante che nasce dal rapporto molto endemico con il territorio. Per noi comunità sono le persone che effettivamente su un'idea si coinvolgono fino a farla, fino a sentirla loro. Il nostro compito, almeno fino adesso, è quello di aver aperto delle idee, aver costruito insieme dei processi con le persone che si sono avvicinate. Non abbiamo l'ambizione di coinvolgere tutti, non è mai stata l'ambizione quella di fare politica nel senso ampio del termine, quindi e neanche pensare alle persone come dei target, ma come delle persone da stimolare o da, su cui dare una forza a qualcosa che in qualche modo rimane spesso sotteso. La nostra esperienza più forte probabilmente centro visite, quel Spinadello, quell'ex acquedotto che ho mostrato prima, già c'erano delle associazioni che lavoravano in quell'area, già c'era un'attenzione di un'amministrazione per quell'area, però si trattava un attimo di scardinare dei pregiudizi, nell'attivarsi in quella per aprire quello spazio. Si aspettavano finanziamenti importanti. E quello che abbiamo cercato di fare invece era partire dal basso, dalle forze che già erano attive, cercando di incalare e costruendo con loro un processo che in qualche modo stimolasse l'amministrazione. Il nostro rapporto con l'amministrazione è di scambio, conflitto e stimolo costante. Le direzioni che abbiamo, i piccoli e grandi rapporti che abbiamo sono nella gestione degli spazi che sono stati in qualche modo rigenerati, non nel museo in sé, quello che vi ho raccontato oggi, che rimane un ibrido, un progetto forse troppo ambizioso per pensare di sviluppare delle relazioni stabili con tante amministrazioni. Pensiamo che sono oltre 10 le amministrazioni che sono in qualche modo coinvolte o su cui il museo è nel loro territorio, quindi diventa difficile avere dei rapporti veri e sani, però è anche vero che spesso sono le amministrazioni stesse che segnalano a noi qualcosa, e questo rapporto di fiducia è poi alla base, speriamo, di un cambiamento che cerchiamo di instillare loro e vicendevolmente alle persone che ci seguono e con cui costruiamo i progetti. Abbiamo utilizzato forme spontanee di coinvolgimento, altre volte abbiamo sviluppato anche rapporti più stabili, come l'utilizzo per esempio dei patti di collaborazione nella gestione di alcune aree, anche se qui appunto si va anche oltre all'identità del museo e al progetto stesso del museo. Altre volte sono state addirittura stimolati bandi per la gestione, ma in questo momento, ad esempio, con le amministrazioni stanno cercando di farci aprire gli spazi, sempre in un'ottica di stimolare l'amministrazione stessa a pensare diversamente a quei luoghi e soprattutto farci entrare persone che ci superino nelle idee e nella forza, perché chiaramente il vero stimolo per noi è quello, essere superati da qualcuno che abbia forza, energia e interesse ancora più specifico su dei luoghi. Non so neanche se ho risposto, questo è un po' il nostro rapporto con le comunità, con le persone che si avvicinano e che sono dentro il progetto. Posso, e come? C'era una domanda? Più che una domanda c'è un ritorno fastidioso, però c'è una domanda di Daniele Jarlà per Cristina Alga che credo rivesta un qualche interesse nella costellazione dei rapporti che un ecomuseo intrattiene con le diverse forme di governo sul territorio, vero Daniele? Daniele, vorrei sapere perché non ha mai parlato della regione Sicilia. Se la domanda è troppo imbarazzante, parliamo d'altro.
non lo è. La Regione Sicilia ha fatto un'ottima legge regionale sugli ecomusei nel lontano 2014. Ha avuto un tempo di attuazione medio-lungo, diciamo così, e noi siamo tra gli 11 ecomusei che hanno avuto il riconoscimento, i primi 11, perché adesso se ne sono già aggiunti degli altri. Diciamo che l'anno scorso c'è stato un risveglio di questa legge regionale che era rimasta priva di attuazione e silente. Non ne ho parlato perché al di là di questo percorso normativo e del riconoscimento non è successo nulla, diciamo così, ancora c'è stata un'interlocuzione e la cosa che io trovo molto interessante è partita comunque dal basso, perché con gli altri 10 ecomusei che hanno ottenuto il riconoscimento spontaneamente, prima ancora che la regione ci sollecitasse, abbiamo deciso di unirci e di iniziare un percorso di costituzione di rete, così come la legge regionale prevede. Abbiamo anche scritto il patto, no? Il patto di rete. È stata un'esperienza molto interessante da cui io proprio ho imparato la diversità di questa terra e anche la diversità di interpretazione del processo ecomuseale, delle pratiche ecomuseali, così come sono state interpretate in varie parti della regione. Io trovo sempre estremamente interessante il confronto con la diversità e ho imparato molto dagli altri ecomusei siciliani, ma in questo momento, ecco, è un'interlocuzione che è stata più tra di noi, al di là di un incontro avuto con l'assessore regionale, non si è ancora, ecco, manifestato. Io auspico che la regione sostenga questa aggregazione. Noi abbiamo molta voglia anche di fare sistema, cioè, ed è questo, penso, il senso della dimensione regionale rispetto alla gestione degli ecomusei: valorizzare la diversità dei territori e tenerli insieme come un'unica esperienza che riguarda, per me, prima e sempre i residenti e poi anche i turisti. Ma c'è una ricchezza, una varietà, è un interesse tra aree urbane e aree extraurbane, tra aree costiere e aree interne, veramente grande, e io penso che sia un valore. Penso che una delle cose più interessanti della legge siciliana sia questo push, questo spingere, questo auspicare l'aggregazione di rete, che è esattamente quello che stiamo provando a fare per ora, come dire, nella nostra autonomamente, su nostra iniziativa, ma siamo sicuri che la regione intercetterà questo valore e vorrà sostenerlo. Grazie Cristina. A me sembra molto interessante questo pezzo di attività, anche perché chi conosce la realtà piemontese, che è stata la prima ad essere interessata da una legge, forse sa che dopo una fase in cui il laboratorio ecomusei era gestito direttamente dalla regione, oggi costituisce invece una rete autonoma, e l'interlocuzione tra una rete autonoma e un ente pubblico è sempre favorevole. Secondo luogo, sono assolutamente convinto che in base alla sussidiarietà, al principio di sussidiarietà, il primo interlocutore debba essere il comune, quando non il consiglio di quartiere o il comitato di quartiere, laddove esistono. Ne approfitto per rilevare una cosa che ha detto Francesco: sono i patti di collaborazione. Io credo che quando parliamo di conservazione del paesaggio, del territorio, i patti di collaborazione possono essere uno strumento molto efficace e molto utile. Nella realtà di Ivrea ne ho visti alcuni in atto, ad esempio un intero quartiere olivettiano, diciamo, si taglia l'erba da solo. Si taglia l'erba da solo e il comune però mette a disposizione i mezzi e la benzina. Allora io credo che quando parliamo di partecipazione e di patti, ci siano molte strade da esplorare, e credo che, e questo lo dico anche a Luca, a Cristina, varrebbe la pena di fare una, come dire, un momento di riflessione sulle forme della partecipazione. Io sono, anche perché c'è una grande confusione, io ho visto dei convegni in cui la partecipazione andava dal fatto che la gente andava in un museo al fatto che dei volontari gestivano un museo.
se riuscissimo a individuare da una parte le forme della partecipazione, come si possono organizzare senza necessariamente includerle in gabbie stringenti, e dall'altro però forzare la normativa per quanto riguarda il patrimonio ad accogliere queste forme. Ricordo a tutti che il codice dei beni culturali prevede la partecipazione dei soggetti privati per la valorizzazione e non per la tutela, e quando ci fu il dibattito con il ministero in fase di discussione del disegno di legge, ci fu un'obiezione totale da parte dell'ufficio legislativo, del ministro non c'era dato incontrarlo, mentre invece penso che processi partecipati di tutela possano essere individuati come, come dire, delle map road, dei passi, e questo non può che incentivare la partecipazione attiva. Al momento attuale subiamo la tutela, non la possiamo agire se non nella forma del FAI, comprandoci beni e gestendoceli. Questa è un'iniziativa privata, mi sono comprato un prato per difenderlo, ma questo è un fatto molto individuale, per difendere la Prato, non per altro, che restasse Prato. Ma e quindi da Faro traiamo degli stimoli anche per smuovere la mastodontica immobile armatura concettuale giuridica che abbiamo. Scusa Luca, posso intervenire? Prego Cristina. Sì, no, volevo fare due riflessioni brevissime. Uno, che appunto l'appuntamento di oggi secondo me ha tanti valori positivi, ma anche il fatto sta dimostrando che di nuovo realtà del terzo settore e il pubblico, cioè in questo caso la Regione Emilia-Romagna, si sta mettendo intorno, cioè si sta mettendo, lo fa continuamente, e perché ci crede, no, nella ricerca autentica insieme di nuove forme di collaborazioni, nuove o magari non nuovissime, ma che siano i più efficaci possibili, perché nessuno ha la soluzione giusta, perfetta per ogni caso in tasca, dobbiamo costruirle insieme, e questi appuntamenti, credetemi, noi stiamo sulla scia di quella che era l'esperienza, la tradizione e il metodo dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, la vogliamo portare avanti significativamente proprio in questo periodo. Come diceva Daniele, c'è bisogno di lavorare tanto per smussare, muovere, ribaltare certe visioni e certe ottiche. Io, per carità, da pochi mesi non sono più nel ministero e ho fatto il soprintendente di Bologna fino al 31 gennaio del 2021, quindi sul discorso della tutela evidentemente potremmo aprire tanti tanti fronti da questo punto di vista. Sono però, mi sento di poter dire, di dover dire, che anche all'interno delle strutture ministeriali, delle soprintendenze, degli istituti periferici, c'è tanta volontà di cercare una nuova dimensione dell'esercizio della pratica della tutela. Si fa molta fatica, come è già stato detto, a far tesoro di tutte queste esperienze capillarmente diffuse sul territorio e che hanno un portato di vissuto intenso e impegnativo, che dovrebbe essere messo a frutto in maniera più efficace dalle strutture preposte. Ma detto questo, io credo veramente che questi siano gli anni in cui tutti insieme dobbiamo arrivare a una migliore definizione del rapporto con il nostro, col patrimonio culturale, con il paesaggio, ma per darci una via che ci possa sostenere negli sviluppi. Pensiamo a questi anni, pensiamo ad arrivare al 2026 con tutto quello che succederà, speriamo di capirlo e speriamo di poter
poter essere messi in condizioni di farlo al meglio. Dobbiamo essere uniti in questo, nel rispetto, no, del portato di ciascuno, nel rispetto delle specificità, ma che sono un valore reciprocamente inteso tra di noi, un vero valore, no? Perché la capacità di sviluppare quell'attenzione a leggere, a individuare, no, le caratteristiche dei luoghi come narrazione, come storia di 3 millenni che noi viviamo e siamo, ma e siamo con la voglia di andare avanti, di innovare. Questo all'interno della pubblica amministrazione, su dimensione territoriale, c'è, lo si vive ed è il sostrato della nostra attività quotidiana. Questo mi piace affermarlo perché lo sento in tutti i collaboratori e in tutti i colleghi, sia a livello, diciamo, ministeriale prima nella sovrintendenza, sia a livello ora del servizio regionale. Grazie. Grazie Cristina. Io ritorno a sottolineare l'importanza di quello che diceva Cristina Alga rispetto alla capacità di entrare in relazione con chi nel territorio produce cultura, con la ricchezza delle forme di conoscenza e di attività culturale e sociale che ci sono sul territorio. E all'invito di Daniele di dire: beh, insomma, ragioniamo sulle forme della partecipazione, su quali possono essere le forme della partecipazione, appunto non normandole, ma fornendo ventagli di possibilità, perché non ci possiamo nemmeno pensare che in passato, soprattutto in alcune realtà museali, c'è stata una chiusura a riccio di alcune realtà che hanno preteso di rappresentare la vita del territorio, spesso in conflitto con altre forme associative, con altri musei, con altre strutture, dico per dire il GAL per esempio, no? O con altre forme di sviluppo. Possiamo chiudere? Allora, da questo punto qui di vista è fondamentale che l'attività degli ecomusei non sia distratta da guerriccioli di posizione con altri soggetti del territorio. E qui c'è un grande ruolo dell'ente pubblico nel definire le cornici e le cornici e le modalità di rapporto anche tra gli operatori all'interno di un territorio. Poi ci saranno tutte le dialettiche del mondo, non credo in una situazione bloccata, disegnabile a priori, però, come dire, la spinta, la cooperazione, la spinta a valorizzare la ricchezza del territorio e la diversità degli sguardi, credo che sia fondamentale, e questo sì che è un ruolo, diciamo così, una moral suasion che enti come la regione, enti, come dire, territoriali, dovrebbero trovare il modo di rendere percepibile, evidente e in qualche modo non differibile. Se qualcuno vuol commentare, benvenuto. Ma se posso, è estremamente vero, cioè uno dei problemi su cui si stiamo sperimentando, diciamo, delle soluzioni, delle dimensioni ecomuseali, ma direi in generale di tutte quelle dimensioni di spazi ibridi. Noi come Ecomuseo siamo tra i fondatori di questa rete nazionale, si chiama Lo Stato dei Luoghi, che riunisce esperienze di rigenerazione di spazi a base culturale. Mi sembra molto interessante che un ecomuseo sia parte di questa rete, quindi come dire, unisco la causa ecomuseale più in generale alla questione della rigenerazione
di spazi che diventano multifunzionali e scontiamo tutti il problema, la pena, no, della frammentazione dei livelli amministrativi e degli interlocutori. Io faccio un esempio molto semplice, recente, no, quello della normativa pandemica, in cui noi avevamo a che fare con la questione museale, quindi i decreti che parlavano di musei, i decreti che parlavano di attività per l'infanzia, i decreti che parlavano di parchi e giardini, avendo uno spazio esterno, e dovevamo, come dire, armonizzare, per non parlare poi del livello comunale, regionale e statale, su queste almeno tre aree, e mi sono limitata a citare le più importanti, ma in realtà ce ne sarebbero anche altre, perché poi si aggiunge il tema spettacolo dal vivo, cioè noi siamo veramente uno spazio polifunzionale, e quindi c'è stato un momento assurdo in cui dovevamo tenere insieme le attività che volevamo fare in sicurezza, come dire, dovendo guardare ad almeno cinque normative diverse moltiplicate per tre livelli territoriali. Ecco, quindi sicuramente qualsiasi ente pubblico che si metta in una funzione di raccordo, no? Con una visione di insieme tra i soggetti che operano ai diversi livelli della gestione del territorio, mettendo al centro l'interesse delle persone, no? e di quei soggetti che appunto insieme devono cooperare, perché la complessità è... io non sono ottimista su questo, la difficoltà che ci aspetta negli anni prossimi per superare la crisi economica e le conseguenze sociali e non solo economiche di quello che abbiamo vissuto sarà molto grande, e senza alleanze non si può fare nulla. Quindi è importante anche che ognuno per la sua parte, cioè che noi operatori impariamo a stare insieme, ma che anche ci sia una possibilità di trovare degli interlocutori il più possibile, diciamo, ecco, in connessione tra di loro, altrimenti diventa veramente molto faticoso e soprattutto molto dispersivo. Quindi grazie di questa, diciamo, riflessione. Abbiamo vissuto, aggiungo ancora una piccola riflessione su queste alleanze, che come diceva giustamente Cristina, ma un po' tutti, sono necessarie, però non obbligatorie, nel senso che bisogna anche capire la fatica della rete, no? E noi ci muoviamo in questo contesto, è esponenzialmente complicata, è dispendiosa dal punto di vista dei tempi, del tempo, ma produce chiaramente un impatto superiore che un'azione in solitaria, ma è un po' l'essenza di questi progetti, soprattutto penso quello di Cristina e forse anche il Casilino, ma purtroppo non abbiamo scoperto tanto bene oggi. Noi invece siamo in un percorso ancora, siamo molto partiti da una nostra visione del territorio, di come poterlo raccontare, di come metterlo in sinergia, e quindi spesso il nostro è un percorso leggermente opposto. Andiamo a inseguire, a stanare chi è sul territorio per renderlo un po' più visibile e un po' più forte in una cordata che possa quasi fare un po' di pressione positiva chiaramente alle amministrazioni e alle proprietà in questo caso. Per noi è molto importante in realtà una pressione non soltanto sul pubblico, ma anche chiaramente su chi dispone di patrimonio patrimonio, ma non lo usa per tanti motivi o non lo rende accessibile. Quindi sia alleanze, sì, unioni, fusioni, reti, ma almeno questa è la nostra piccola grande esperienza, con entità che sono veramente vicine e che abbiano un interesse comune, altrimenti la dispersione è qualcosa di veramente ingestibile, insostenibile, almeno per le dimensioni di profonda fragilità che credo contraddistinguono tutte le nostre realtà. Quindi un conto è unirsi per aprire un luogo, per fare una bella ricerca, per intervistare qualcuno, un conto è fare lotta positiva, ripeto, lobby, forse il termine più edulcorato e più credibile, a livelli alti o altri livelli che possono essere anche quelli locali. Noi facciamo parte di una piccola rete di realtà culturali, oltre che allo stato dei luoghi, che chiaramente ne ha già parlato benissimo Cristina, anche delle reti locali, e spesso c'è un lavoro di confronto che necessita di tanto tempo, perché chiaramente sono tutte realtà molto
vive e vivaci e che ci mettono tutto loro stessi in queste azioni. E quindi nel senso, è la produzione di un pensiero complesso che già tenga conto delle proprie complessità, necessita di un tempo importante e non la ricerca di un consenso, non è quello l'obiettivo, penso, di queste realtà culturali. Dell'azione, una delle cose che mi sembrano importanti dell'azione di Specisi è il fatto che tutta l'attività svolta finora, ma credo anche quella futura, assume anche una valenza di infrastruttura conoscitiva molto forte, cioè non soltanto sensibilizza, non soltanto sistematizza, ma costruisce elementi di pensa, costruisce modalità di pensiero sul territorio per luoghi in cui è necessario reinventare il modo di inserirli di nuovo al centro delle società locali, di trovare, se possibile, la possibilità di riavviare un valore d'uso. Molto macro di è ovvio che, come dire, un pezzo dell'abbandono del nostro paese dipende dal fatto che anche le normative hanno puntato in ogni modo alla realizzazione di un valore di mercato, sia negli affitti che nelle concessioni, nelle cessioni a terzi. È un valore di mercato che era, come dire, un ossimoro. Il mercato non c'era per quei beni lì e nessuno, come dire, era disponibile a spendere una lira. I processi di valorizzazione a cui stiamo pensando oggi, anche sull'esperienza passata, sono dei valori che vanno reinventati con la popolazione locale. Bisogna che gli spazi dell'abbandono innanzitutto riacquistino un senso. Solo se riacquistano un senso, poi riacquistano anche nel lungo periodo umore. Allora questo, come dire, è un percorso molto lungo che se si prende dall'inizio però necessita di conoscenze, necessita di elementi di quantificazione, necessita di strategie. Sembra che da questo punto qui di vista il lavoro che state facendo vada a costituire anche un importante delle potenzialità per il futuro, che dovrà poi essere aggiornato in qualche modo, che dovrà essere messo in linea con la società locale, ma mi sa di grande interesse. Io chiederei se, perché alla regia, se siamo in grado di recuperare il terzo caso, perché, come dire, la fine di questo scambio, come dire, si avvicina e non vorrei per disattenzione escludere l'Ecomuseo che ha avuto dei problemi di connessione in questo momento, quindi tra l'altro questi problemi di connessione ci dicono prima che siamo tutti digitali, ce ne passa ancora, anch'io che ho un collegamento Eolo che ogni fa reading a Pisolo, per cui invece di essere Eolo va a una velocità, come dire, assolutamente ridotta. Quindi, cioè, questo ci deve far pensare quando diciamo che siamo tutti digitali, beh, forse la digitalizzazione del paese è qualcosa da fare, c'è. L'Ecomuseo lo riusciamo a recuperare, l'Ecomuseo del Casilino? Ho provato a chiamarla più volte e mi dava sempre occupato, non lo so, si è persa nell'etere. Adesso si possa riprovare, ma non ho avuto riscontri, purtroppo. Segnali di fumo. Provo un secondo, un'ultima volta, ma non sono riuscita, mi dispiace. Ci dispiace molto. Va bene. Allora, andiamo avanti. C'è Daniele che si è riconnesso, che era uscito e rientrato per problemi tecnici.
Eccolo. Parla, ma è ammutolito. Giusto, scusate. Già che ci siamo, vorrei precisare meglio la questione della partecipazione. Io credo che, stando che distinguiamo iniziativa comunitaria come iniziativa libera e spontanea, le altre forme di partecipazione sono tutte forme octroyée, cioè concesse dall'alto. A questo punto non si pone, si pone un problema di diritti di partecipazione. Allora, se noi rimaniamo soltanto, rimaniamo nel vago e non precisiamo quali diritti vogliamo, consideriamo come diritti propri delle comunità, della società, degli aggregati, quello che vogliamo, dei soggetti organizzati, allora forse riusciamo a, a definire meglio le cose. Faccio un esempio concreto. Da queste parti è nata una cosa che si chiama Strada dei Valdesi, deve essere un progetto europeo, non so bene. Un paio di persone responsabili del progetto hanno costellato il paese di cartellini che ho scritto Strada dei Valdesi, senza informare, senza chiedere il permesso a nessuno, comprese nelle proprietà private, perché qui la proprietà è privata, un sacco di strade sono strade private, si percorrono, ma sono private. Il diritto all'informazione a me sembra che sia un diritto che i cittadini possono rivendicare, eccetera, eccetera. In questa, in un'operazione di questo genere, che riguarda soprattutto il patrimonio culturale, credo che dovremmo aprirci a tutti quei movimenti, quelle strutture organizzate come Cittadinanza Attiva e altri, che lavorano su questo terreno, individuando sia dei diritti, sia, sia delle forme di applicazione di questi diritti. Cioè il diritto a partecipare alla gestione del verde pubblico, o lo puoi fare o spontaneamente, come Luca Dal Pozzolo sa, c'è un'aiola in Corso Regina Margherita coltivata amorosamente da un signore che ne ha fatto proprio la sua oasi ed è meravigliosa. Si è preso questo diritto, è una forma non di guerriglia gardening, ma comunque di azione diretta. ma dall'altra, appunto, se ricordo con meraviglia i giardinieri della città di Zurigo che insegnavano a falciare alla gente. Io credo che ci sia un sacco di energie che possono essere canalizzate, focalizzate, se li si mette nelle condizioni di partecipare, di non essere sempre sudditi e mai cittadini. Quindi, se vogliamo, quello a cui potremmo arrivare è una carta dei diritti di cittadinanza culturale, del patrimonio culturale, un qualcosa di questo genere che in applicazione a faro indichi però cosa va smosso nella normativa, perché la normativa non è così permeabile, non è così aperta alla partecipazione, anzi, come dicevo prima, il codice lo prevede solo, ma in termini genericissimi, e si potrebbe di vedere come viene, se e come è stato applicato. D'altro canto, se ho ben capito gli esempi che fai, vedi la via maestra dell'esercitare la proprietà culturale di un luogo che non ti appartiene, come dire, come proprietà legale, ma ti appartiene come proprietà, come bene comune, proprietà culturale. Certo, esattamente.
Questo, scusate, ma è un concetto che appartiene alla tradizione italiana profondamente come concetto di tutela che nasce soprattutto come cura attiva, eh? Cioè il concetto del bene culturale, bene di tutti, alle origini, è ben presente, poi si è perso nei meandri delle norme o perlomeno non è stato attuato sempre in quel modo, però io rivendico questa parte in termini, diciamo, di primogenitura all'interno del concept delle leggi di tutela anche più antiche, perché da questo punto di vista mi sembra che ci sia, ecco. Poi andava sviluppato in maniera forse più adeguata e più vicina allo sviluppo dell'evoluzione anche sociale, culturale. Beh, siamo in tempo, Ah no, no, ma certo, certamente, fare. Certamente, cioè secondo me recupera, sì, sì. No, no. Certo, con qualcuno più inorganico nelle soprintendenze, con un investimento negli organi periferici dello Stato, sarebbe più facile aprire un dialogo. Mentre in questo momento qui si vede una larghissima sofferenza anche soltanto nell'amministrazione corrente. Purtroppo è una situazione che, come dire, impedisce molto dialogo, impedisce molta sperimentazione, perché costringe a fare quadrato su delle situazioni di crisi. Laddove invece ci sarebbe bisogno di visione e di investimento. Poi mi sembrava anche molto bello riprendere quella tua osservazione, Luca, sull'esperienza di in loco, spazi indecisi, no? Come costruzione di un'infrastruttura conoscitiva importante, notevole, che si spende, e già la loro esperienza lo sta dimostrando, su almeno due livelli: quello più generale su un territorio più ampio, perché è un'infrastruttura conoscitiva che invita, no, a ulteriore incremento, approfondimento e dilatazione, e nello stesso tempo si pone come si offre anche a sviluppi territoriali più ristretti, significativi, come il caso di Spinadello per esempio, o anche altri che autonomamente possono attivare appunto delle energie in sede locale e prendere una fisionomia peculiare di quel contesto. Questo secondo me è un altro elemento interessante, già chi chiaramente leggibile in questa esperienza, ma anche in altre, proprio perché il fatto che siano diciamo esperienze che camminano da parecchi anni ci dimostra che ormai l'abbrivio è preso in quella direzione, e questo mi sembra un altro elemento che ci deve dare fiducia in questo senso, ecco. Se posso, volevo agganciarmi alla discussione di prima sul tema della proprietà. E Cristina. Sì, io ci sono. Cristina, benissimo, cioè siamo in chiusura, volevo solo dire che non riusciamo a recuperare il Museo del Casilino, e quindi chiederei a voi quattro di fare una battuta conclusiva a ciascuno di voi a coronamento di questo dibattito. Prego, Gina. Sì, no, in realtà io chiudo con un invito primis, diciamo, ai miei compagni di questo talk, ma anche alle persone che ci stanno ascoltando, che suppongo essere tutte persone che o praticano o riflettono su questa evoluzione dell'interpretazione del rapporto tra patrimonio e società, possiamo sintetizzarlo così, ed è proprio il tema al centro di una call che curo insieme a Paola Buonmarito per una rivista che vi consiglio molto di frequentare, una rivista online
online che si chiama Route and Roots, quindi Route Radici and Roots Strade, e sarà un numero tematico che abbiamo intitolato Ricco Patrimonio, Povera Patria, anche in omaggio al maestro siciliano che ci ha lasciato da poco, e spero davvero che parte di queste riflessioni, scrivere è sempre una fatica, però è anche una cosa importante, bisogna soprattutto noi practitioner anche trovare il tempo per fermarsi e per mettere per iscritto delle riflessioni, perché lasciano una traccia in un momento come questo in cui mi sembra che tutte le nostre testimonianze parlano veramente di un cambio di approccio culturale a questo tema. Allora anche scriverne, anche lasciare delle tracce, anche avere dei testi che si possano poi diffondere ai vari livelli, con le pubbliche amministrazioni, ma anche con i nostri compagni di strada che lavorano nei territori, io penso che è un momento veramente importante per farlo, quindi è veramente una richiesta di condividere questo vostro sapere, la vostra esperienza, approfittando di questa call, in modo da avere poi questo numero che raccolga delle riflessioni e delle esperienze su questo tema e che possa comunque farci continuare su questo percorso, che è assolutamente un percorso di cambiamento, seppure molto interessante quello che diceva la dottoressa Ambrosini, recupera quella che poi invece magari era, no, all'origine il senso di una parte della normativa sui beni culturali in Italia. La riflessione che facciamo nella colle parte dall'etimologia della parola patrimonio e questa radice pater che no, è stata ha indirizzato per troppo tempo forse verso una versione, un'interpretazione patriarcale legata al tema del patrimonio come possesso, e adesso abbiamo la possibilità invece di cambiare un po' questa rotta, di andare verso una visione che sia anche più femminile, più accogliente, più aperta e più inclusiva, e quindi l'invito è a contribuire anche per iscritto a questa riflessione. E grazie davvero di questo invito, grazie a Spazi Indecisi, di cui io mi sono innamorata con il progetto delle colonie, ovviamente, delle colonie estive al mare, e in bocca al lupo a tutti. Grazie Cristina, sono d'accordo su tutto e anche sullo scrivere. Senza scrivere si pensa a metà, non è vero che si pensa compiutamente, si pensa compiutamente quando si scrive, e lì clido poi si scoprono le magagne dell'impostazione del pensiero, o si declinano i corollari di quello che uno pensa. Quindi l'invito a scrivere mi sembra importantissimo. Francesco, una battuta conclusiva. Però col microfono aperto, per favore. Ok, scusate, la tecnologia oggi è stata un po' ostile, ma va bene lo stesso, in fondo ci piace stare sul campo. Prendo spunto da questo elogio alla scrittura, che effettivamente in una fase iniziale ci aveva preso, avevo letto, studiato, effettivamente nell'ultimo periodo probabilmente non siamo più nella pratica, ma effettivamente è necessario un attimo riflettere, sedimentare, fare dei passaggi logici che ogni tanto sono spesso in testa e sono anche un po' confusi nella complessità del periodo e delle attività che facciamo. Quindi assolutamente, molto probabilmente parteciperemo, e invito Cristina a venire in Romagna a fare un giro nelle colonie, e presto verremo a Palermo, magari vedremo dal vivo il vostro museo che ci incuriosisce, e magari ci saranno anche altre occasioni di scambio. Questo per noi era un inizio, come ho sempre detto, siamo un po' partiti un po' all'arrembaggio, abbiamo anche bisogno di confronto per capire, per avere stimoli, riflessioni che non ci incatenino, ma che comunque invece ci facciano un attimo anche volare un po' più alto o cambiare prospettiva. Quindi grazie a tutti e a presto. Grazie Francesco, chiederei a Daniele Giallà un ringrazio. Mi limito a ringraziare perché sono stati tempi duri, e rivedersi almeno in faccia è già un piacere, non vedo l'ora di poterci rivedere anche di persona,
Vorrei anticipare, ma è tra poco, l'uscita del volume di Hugues de Varine, l'Ecomuseo singolare e plurale, lo edita e lo stampa l'Ecomuseo delle Acque di Gemona, Maurizio Tondolo, siamo in tipografia. Io credo che una volta che il libro è uscito solleciti un sacco di riflessioni e di anche molte risposte ai quesiti che ci siamo posti insieme oggi. Quindi, come dire, dico a Spazi Indecisi o a Cristina Alga, il Casilino non so come dire, spero di sì, che qualcuno prenda l'iniziativa, si legga il libro e se, come credo, piace e stimola, ne faccia oggetto di una, più che di una presentazione, di un momento di dibattito e di discussione. Grazie, grazie Daniela. A questo punto chiederei a Cristina Ambrosini di chiudere questo workshop e di trarre, no, non dico delle conclusioni, perché come sempre ci sono molte domande, molte piste da seguire, ma comunque una, come dire, una visione per il futuro che emerga anche da questa, da questa chiacchierata. Prego, Cristina. Io ringrazio tutti e credo appunto che sia solo il caso di dire che anche il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna si pone come luogo aperto per capirci, per conoscerci e per cercare insieme quelle vie che dicevamo, di cui abbiamo parlato. Non esiste una via sola, siamo convinti di quello che tutti stiamo facendo, ci sentiamo una comunità che sta crescendo e, come dicevo, io non mi aspettavo da questo incontro delle risposte sicure, certe e definite, anzi speravo proprio che fosse questa occasione di confronto, ma anche di un confronto che è riuscito a tenere insieme una presentazione delle realtà e delle specificità delle vostre dei vostri due ecomusei, Museo Diffuso. Mi spiace molto per il Casilino, perché è un'altra esperienza molto molto interessante, già diciamo posizionata in un ambito territoriale significativo, che partiva da una realtà importante anche proprio come riconoscimento di bene comune nel patrimonio culturale archeologico, ma diciamo che siamo, credo, riusciti a dar voce a quelle che sono i desideri, le preoccupazioni, ma anche gli impegni che sappiamo di voler e poter portare avanti, e cominciando ad accennare almeno l'individuazione di quelli che sono i punti di una rete tra pubblico e privato, e con pubblico intendiamo appunto col principio di sussidiarietà, una vasta gamma, no, di soggetti pubblici che vogliamo continuino ad essere presenti in questi percorsi, ma che si trovano mano nella mano insieme a appunto realtà che stanno crescendo, che hanno da raccontare, ma che sono esperienze di testimonianza autentica su cui possiamo contare per fare un cammino tutti insieme. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio Daniele per gli spunti, per la profondità, ringrazio Luca che è stato bravissimo a tenerci insieme e ringrazio soprattutto Spazi Indecisi e la realtà di Palermo, che è straordinaria. Grazie ancora. Allora, grazie a tutti, non resta che salutare coloro che sono collegati e speriamo di trovare delle altre occasioni di confronto, come augurava Daniele, magari anche dal vivo, che non fa male ogni tanto vedersi e avere opinione vis-à-vis, diciamo così. Un abbraccio a tutti, arrivederci.